Sotto sponda abbiamo catturato subito un bel pesce, ha mangiato un salmerino, è cattivissimo, anche di bella taglia. Stiamo pescando con un verme della biwa innescato su una testina piombata, non eccessivamente pesante perché qui l'acqua non è profondissima, quindi abbiamo cercato una presentazione un po' più lenta. È un bellissimo esemplare di salmerino, guardate che colori, stupendo. Ora lo liberiamo immediatamente. Ora la zona è stata un po' disturbata, proviamo a spostarci leggermente più in basso all'ombra degli alberi, delle frasche, perché sono tutti intanati, attaccati a riva, lì sotto alle frasche. Ah! L'ho vista che è uscita da sotto gli alberi, l'ha sbagliato, ho mai visto. Stavolta ha vinto lei. Utilizzando questo tipo di passante si possono ottimizzare i lanci perché diminuiscono le spire in uscita. Avendo un anello apicale più piccolo si concentrano subito le spire e quindi si ha una fuoriuscita rettilinea immediata del filo, quindi si ha una precisione di lancio e una maggiore gettata. Eccolo! Questa è una trota, non è un salmerino. Una bellissima trota iridea. È stata voracissima nella mangiata, come l'esca è arrivata sul fondo. E vai. Un pesce stupendo. Guardate questo pesce, è stupendo. È un ibrido tra una fara e un salmerino. Un pesce bellissimo, di una potenza incredibile, di una voracità senza eguali. Pesce stupendo che lo liberiamo immediatamente. Avete visto la risposta della canna? È eccezionale. Prima tocca, inlamata immediata, rapidissima, un'azione medium fast, quindi abbastanza progressiva che
sfinisce subito il pesce e aiuta tantissimo il pescatore nel recupero di pesci anche di taglia importante. Un ottimo attrezzo. È una Ricast 2 pezzi, 7 piedi e 2, 2,30 m, 5,18 grammi. È una medium fast, molto progressiva nella seconda parte della punta. Come notate è una progressione, è un fusto molto, molto reattivo. Adatto per corsi d'acqua un po' più impegnativi, non le rogge piccoline, ma fiumi come questi, zone torrentizie di un ampio raggio. Un altro salmerino.